Salve a tutti, siamo collegati dagli studi di Picchio News con due personaggi che stanno per scrivere una pagina importante della storia marchigiana e maceratese, Simone Riccioni e Alessandro Valori. Uno è un attore, l'altro è un regista. Hanno girato un film interamente nelle Marche. Com'è nata questa idea? Che cosa vi ha accomunato insieme? Insomma, che vi ha portato a spingere? Allora, ci ha accomunato che un giorno mi sono presentato ad un provino perché mi voleva fare un provino per un altro film, mi ha scelto, tu pensa che quel film è saltato e non si è più girato. Da lì è nata un'amicizia perché lui ha sentito la mia cadenza, perché quando vado a parlare uno si presenta, ci si riconosce perché non devo andare a fare l'impostato. E Alessandro, niente, ci siamo incontrati fuori tra un bel bicchiere di vino e una birretta, naturalmente divisi le giornate, birra una volta e vino un'altra, e è nato questa idea di questo progetto insieme che adesso proponiamo al cinema dal 31 marzo. Ale, tu hai da dire qualcos'altro? Beh sì, è stata una scena piuttosto divertente, ci siamo scrutati, io stavo da una parte della schiena e tu dall'altra. Ciao, sono Riccioni. Eravamo belli incastrati. Allora, ti voglio parlare di questo mio film. Poi ci siamo un attimo scusati e poi io ho fatto, ma è così? Io che curioso. Io voglio dire, vabbè, questo è un aneddoto per dire che come ci si riconosce sempre. E, positivamente, insomma, poi ci siamo rivisti, abbiamo cominciato a chiacchierare, insomma, c'era l'idea di voler girare qualcosa nelle Marche per in qualche modo, insomma, valorizzare la nostra terra e raccontare una bella storia. L'abbiamo trovata, l'abbiamo scritta, l'abbiamo realizzata e quindi, diciamo, dal sogno siamo passati alla realtà. Quindi questo è stato un incontro molto fattivo, fortunato direi. So che è anche partito un libro in contemporanea al film. Qual sì. È nata prima, l'idea del film o del libro? No, allora, prima è nata l'idea del film. Infatti è una cosa particolare perché è stato scritto il libro dopo successivamente Di solito è il contrario. Di solito è il contrario, anche se in America dei grandi successi ci sono stati fatti anche così al contrario. L'ha scritto Jonathan Arpetti insieme a me, quindi è stata una cosa a quattro mani, però sono molto sincero nel dire che è stato più un lavoro di Jonathan, che si è attenuto anche a vari al testo, alla sceneggiatura del film per renderlo abbastanza credibile, e uscirà questo invece il 24 marzo invece che il 31. E è un'idea che secondo noi era interessante perché riuscire a unire cinema e letteratura era una cosa da poter proporre alle scuole. Infatti stiamo riuscendo a proporre questo progetto anche alle scuole. Infatti più di 2000 studenti verranno a vedere la vostra anteprima. Più di 2000 studenti a Macerata, perché poi ce ne sono altri 2000 a Fermo e in tutta la regione arriviamo a quasi 10.000 studenti. Perché il film è girato tra Amandola e Porto San Giorgio, passando per le colline del Fermano, e arriviamo a far vedere le bellezze che ci sono nelle Marche, che di solito la gente non conosce, perché siamo stati a Sorrento a presentare il film. È stato bellissimo perché hanno guardato il film, hanno fatto: bella la Toscana. Come la Toscana. E quindi questa cosa ci ha fatto dire: cavolo, allora ne vale la pena, perché le montagne che abbiamo, i fiumi, i laghi, abbiamo tutto, abbiamo le colline, abbiamo il mare, perché non farle vedere veramente? E quindi senti, com'è conosciuto Jonathan Arpetti, autore del libro? Un incidente di percorso, no? Sto scherzando. Jonathan l'ho conosciuto perché Alessandro già ci collaborava e mi aveva fatto vedere delle cose. Lui ha scritto altri libri, se non sbaglio, I Love You, che è stato uno dei libri con più successo. Che io, tra parla l'altro, della Juve. Sì, che parla della Juventus. E io, tra l'altro, ho letto delle cose per vedere che tipo di penna avesse. E quando mi ha proposto: Simone, ma ti va di farlo insieme questa cosa? Perché io avevo già scritto un altro romanzo, che però era un romanzo molto più per ragazzi, molto semplice, non faccio lo scrittore, non voglio essere uno scrittore. È stata una bella unione anche questa, come è capitata la stessa cosa con Alessandro. Io sono convinto che ci sono delle cose che capitano, dei rapporti che si incastrano e non sai il motivo. Perfetto. E invece tu, Alessandro, come le vedi questa accoppiata cinema letteratura? Scrittura. Ma insomma è naturale fondamentalmente. Il cinema nasce comunque da una scrittura, cioè una sceneggiatura. Quindi diciamo che poter poi scrivere un romanzo tratto dal film permette di andare ad approfondire degli aspetti che il cinema necessariamente per brevità e per sintesi spesso deve tralasciare.
Quindi penso che sia un'operazione interessante anche per gli spettatori che vedono il film, poi poter in qualche modo continuare insomma, a vivere questi personaggi, ad approfondire, ad entrare per di più dentro la storia attraverso il libro. E lo stesso è possibile, succede il contrario, insomma, quindi è un, come dire, entrare sempre di più in maniera diversa in un mondo che, insomma, che è quello della narrativa, del racconto. Quindi, sentendovi parlare, c'è entusiasmo, c'è questa cosa di coinvolgere le Marche, il paesaggio delle Marche, sicuramente in futuro ci saranno nuovi progetti? Ci stiamo pensando. Chiaramente adesso siamo molto concentrati affinché questo film, che ci è costato, devo dire, insomma, fatica, di cui siamo molto contenti e di cui, insomma, stiamo avendo le prime risposte positive e stiamo seguendo la promozione. È chiaro che questa esperienza a noi ci ha fatto pensare, insomma, che il cinema si può fare qui nelle Marche, si può fare in provincia, ci sono le energie giuste, ci sono le risorse necessarie e si possono raccontare storie che provengono dalla provincia. Il mondo è il 99% provincia fondamentalmente e per questo universale, quindi ci stiamo pensando adesso, insomma, è ancora un po' prematuro, ma insomma speriamo di potervi dare presto delle notizie. Quindi, per chiudere, il 24 marzo esce il libro e il 31 esce il film. Quindi sono due appuntamenti da non perdere e noi vi aspettiamo il 31 marzo in anteprima, saremo al Multiplex di Piediripa, faremo un saluto in sala e l'anteprima, la premiere sarà a Fermo il 30, il giorno prima, al Super 8. Poi avremo tante altre, diciamo, incontri e saluti nelle altre sale, però questi sono i due momenti più importanti, diciamo. Perfetto, ringraziamo Simone e Alessandro per la loro disponibilità e per essere venuti qua alla sede di Picchio News.